Una storia lunga oltre 70 anni, dal 1952, quando si chiamava Coppa Varignana, a oggi. È il Gran Premio di Varignana, giunto alla quarta edizione. Abbiamo parlato di 70 anni di storia, in realtà sì, quello era la vecchia Coppa Varignana che si è svolta dal 1952 e che proprio fu vinta da un atleta di Castel San Pietro Terme, ovvero Sergio Dal Fiume, e da lì nacque la società. L'anno dopo, del 1953, dopo la seconda edizione, ci fu la nascita della Sergio Dal Fiume, la società che anche quest'oggi organizza il Gran Premio di Varignana, rinato proprio da oltre 4 anni con questa denominazione. Riparte ancora dalla Cablotec, la società della famiglia Golfieri, a cui veramente il ricordo è sempre. Era l'11 aprile 2023 quando Walter Golfieri se ne andava per colpa di un incidente durante una delle sue tante scampagnate in bicicletta con gli amici. Era presente addirittura il presidente della società ciclistica Dal Fiume, ovvero Giancarlo Merighi, che era con lui, il suo amico, e purtroppo da quel giorno però la famiglia Golfieri è rimasta lì con la sua società. Quest'anno è cambiata la denominazione della società, della la Cablotec Biotraining, ovvero si chiama la formazione che è rinominata Bologna Bike Academy Biotraining Cablotec, però comunque sia è sempre presente, con ovviamente anche la Massimiliano Golfieri che è presente, e come si può vedere la ripartenza proprio anche quest'anno qui. L'anno scorso la vittoria di Thomas Pesenti della Beltrami TSA Trecolli, quest'anno chi lo sa, non è presente la formazione straniera della Agile Desert come era presente l'anno scorso, ma abbiamo visto ad esempio alcune formazioni, abbiamo visto la MBH Bank Callback Balan CSB presente con Meris, vincitore della Firenze Viareggio, presente anche Edoardo Cipollini, Vesco, vincitore anche in stagione della Giro delle Due Province, e soprattutto presente la maglia tricolore di Edoardo Zamperini, vinta quest'anno, il suo successo, diversi veramente piazzamenti per il corridore della Trevigiani, una Trevigiani che sicuramente porta anche ad esempio Grigion, protagonista e in top 10 alla gara di Capodarco, una gara assolutamente come sempre che parte da Osteria Grande, questo per dal comune di San Pietro Terme, che ha voluto veramente come sempre essere vicino a questa gara. Infatti la gara è patrocinata dal comune, con il patrocinio del comune di Castel San Pietro Terme, che è sempre vicino e sarà presente per la partenza anche il comune. Abbiamo visto intanto le altre formazioni che si presentano, era la ZALF, pronti veramente ormai per quella che sarà, ed è come abbiamo detto, ecco la sindaca di Castel San Pietro Terme che è presente per porgere un omaggio floreale, Francesca Marchetti, insieme al comandante della stazione dei Carabinieri di Castel San Pietro Terme, il luogotenente per Luigi Raimondo, proprio accanto alla sindaca, per porgere questo omaggio floreale, anche questo omaggio al campione italiano, ovvero Edoardo Zamperini, che stiamo vedendo. Ormai tutto pronto per scattare per questa Gran Premio di Varignana, con la voce di Cesare Natali, che stava facendo ovviamente, stava narrando e stava accompagnando. Vediamo in intervistare le parole la sindaca proprio, che abbiamo, Francesca Marchetti, e si parte non in maniera ufficiale, ma è solo una partenza ufficiosa, chilometro zero, ricordiamolo, ci sarà il chilometro zero per questi atleti, anche le immagini dal drone oggi di Giacomo Galigani che ci fa vedere anche dall'altro gli atleti, si stanno spostando per andare al chilometro zero come detto, quindi li vedremo veramente, un percorso che sarà come sempre molto impegnativo, ve lo diremo, ve lo racconteremo anche dopo. Ci saranno esattamente tre circuiti da affrontare, il primo con tre traguardi volanti intorno a Osteria Grande, dove ovviamente ci saranno tre traguardi volanti al primo, al terzo e al quinto giro, poi si andrà verso Castel San Pietro Terme, ci sarà anche un altro traguardo volante prima di Castel San Pietro Terme, si andrà a Castel San Pietro Terme, ci saranno sei giri con anche lì primo, terzo e quinto giro lì, mentre vediamo anche le macchine
macchine del vice direttore di corsa Antonio Reati con Franco Chini, che è il direttore di corsa, ed è un via volante partiti per questi 137 chilometri gli atleti della categoria Elite e Under 23 partiti. Vediamo subito le maglie della Zalf davanti, abbiamo detto prima che è patrocinata con, dal comune di San Pietro di Castel San Pietro Terme, ma un ringraziamento chiaramente anche a Terre Motori, ricordiamolo questa cosa, no? Terre Motori. Intanto vediamo che si va verso il primo traguardo volante di giornata, sono alcuni atleti che sono usciti dal plotone, sono le maglie della Paiebre, la formazione di matrice spagnola ma con i russi a vincere. Intanto abbiamo visto che a trionfare per primo è stato Lev Gonov, Gonov che è insieme al compagno di squadra, dovrebbe essere Nikita Bersnev insieme a lui, mentre sta passando ora il gruppo, ritardo del gruppo in questo momento 15 secondi per il gruppo che era anticipato da Edoardo Cipollini. Dicevamo ringraziamento anche a Terre Motori, perché comunque sia Terre Motori è praticamente il consorzio delle province di Bologna e Modena che si occupa proprio, intanto stiamo vedendo, era proprio il figlio e nipote d'arte Edoardo Cipollini, figlio di Cesare Cipollini, che quest'anno si è messo in grande lustro in questa prima stagione con il secondo posto ad esempio a Fiorano, poi c'è stato il nono posto al Gran Premio Cuoio e Pelli, e tanti altri, a Carnago quinto. Dicevamo Terre Motori, questo consorzio che ovviamente della provincia di Bologna Modena, dove si va ovviamente a fare una valorizzazione del territorio, di tutto quello che è il territorio, attraverso anche allo sport, che siano a due o a quattro ruote, che siano motorizzati o non. Questo è un po' Terre Motori, ed è ovviamente la vicinanza anche loro al Gran Premio di Varignana, assolutamente. Le bellissime immagini dal drone, intanto vediamo che è uscito fuori un atleta, si tratta di Sam Chaplin della Cycling Sheffield, con 100 metri di vantaggio solo sul gruppo che però viaggia, stanno veramente andando forte, stanno menando abbastanza forte. Abbiamo detto l'anno scorso la vittoria fu di Thomas Pesenti, partiti sono stati 143 su 153 iscritti. Andrea Colnaghi lì davanti, poi abbiamo visto ora Giacomo Tagliavini della Beltrami, una formazione come stiamo vedendo in questa bellissima, come sempre ci dimostrano l'Italia, bellissimo. Adesso prende tutta la sede stradale il gruppo con altri scatti in testa, le maglie della Zalf adesso a provare, e siamo già al 32esimo chilometro di gara con il prossimi al traguardo volante, ed è Andrea Biancalani della formazione della Beltrami TSA Trecolli che è da solo al comando, se lo va a prendere lui proprio questo traguardo volante a Osteria del Grande, dove eccolo qui il primo piano, la nostra telecamera lo lascia andare, aspetteremo dietro alle sue spalle, vediamo, è l'atleta della Onec, diretto da Locatelli, che è uscito dal plotone in questo momento, Raffaele Tela, che è uscito della Onec, sta rientrando sul portacolori della Beltrami, quindi avremo a momenti, possiamo dire già, due uomini al comando, quando abbiamo percorso, abbiamo detto, 32 km sui 137 da fare. Altri ringraziamenti della corsa al Palazzo di Varignano, con il gruppo Agrivar, sempre vicino alla corsa, alla Cablotec, che chiaramente da dove siamo partiti, alla Natali che ovviamente abbiamo visto anche prima il proprio stand, alla Vifermeca, altro sponsor della manifestazione, alla Berardi, alla Callegari Ecology Service, alla Biotraining come abbiamo ricordato. Intanto con le immagini siamo giunti al 35esimo chilometro di gara in questo momento, due atleti sulla testa della corsa, la maglia in testa è della Valle Seriana, si tratta di Lorenzo Borella a fare l'andatura, alle spalle l'atleta della Rimedrali, si tratta nel dettaglio di Luca Rinaldi, due uomini sulla testa della corsa, ma il vantaggio è minimo, vediamo che il gruppo è in lontananza, ma è in grande recupero in questo momento. Comunque vari attacchi stanno veramente andando molto molto forte, gli atleti, 143 atleti che hanno preso il via, perché abbiamo ricordato, stanno veramente andando molto forte, esce fuori dal plotone un atleta della Zalf in due passi, e vediamo lì salta di netto
decide di andare a diritto e si tratta di Cesare Chesini. Cesare Chesini, atleta che ha fatto molto molto bene in questa stagione, ha fatto un bellissimo Gran Premio di Capodarco. Chesini veramente sembrava che dovesse essere lui l'atleta su cui fare riferimento la squadra, invece poi alla fine è stato Dennis Locke, l'inglese, l'atleta della Gran Bretagna, a fare queste immagini. Ancora le immagini dal drone, intanto gruppo che però è tornato compatto, si può anche, abbiamo visto benissimo dove, dopo che Chesini era partito, il gruppo gli era subito andato dietro sulle spalle, quindi è già rientrata senza problemi. Tanto altre immagini proprio dal drone per far vedere anche il bellissimo paesaggio che c'è alle nostre qui, assolutamente. Ringraziamenti alla corsa, intanto siamo al 53esimo chilometro di gara, il gruppo è allungatissimo, sono le maglie della Maltinti, Lampadari, Banca di Cambiano che stanno provando a lanciare la volata per questo traguardo volante, ma è Andrea Chiarucci che se lo va a prendere, niente da fare per Tommaso Catarsi, era lui il corridore della Maltinti che stava provando a sprintare, quindi Chiarucci della Solme Olmo che si va a prendere. Tra l'altro Chiarucci è un atleta anche molto veloce, quindi ha saputo sfruttare benissimo questa occasione. Abbiamo due uomini adesso in testa alla corsa, si modifica sempre, veramente emozionante fin qui il Gran Premio di Varignana. Ricordiamo, Gran Premio di Varignana valido anche come trofeo Castel San Pietro Terme, trofeo Cablotec Memorial Walter Golfieri, il trofeo S di Sergio Dalfiume 1952. Stiamo vedendo due atleti al comando, sono due atleti russi della formazione della Pai Ebre, li ricordiamo, siamo in questo momento al 63esimo chilometro di gara. Ivan Novolovsky insieme al compagno Nikita Berzhev, questi sono i due atleti al comando della Paib Ebre, formazione che quando viene in Italia fa sempre molto molto bene, si fa per dire. Lari, città delle ciliegie, è stata vinta da un atleta della Paib Ebre, tra l'altro un atleta che in Toscana aveva già trionfato, perché aveva già due vittorie in Toscana, Cesa e soprattutto il Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, è riuscito a vincere anche quella gara, nel dettaglio ha vinto anche la gara di Lari. Altri scatti in testa alla corsa con le maglie della Garlaschese che stanno provando ad uscire adesso dal plotone, li stiamo vedendo, scatti e controscatti, ma per ora non viene via nessuno, si tratta di Montuori che sta provando ad uscire. Arrivano anche le maglie della formazione della Rimedrali, nel Luca Rinaldi è sempre lui che sta provando ad uscire, ma protetti, l'azione davanti è protetta dai compagni di squadra. E qui le bellissime immagini di Castel San Pietro Terme, perché ricordiamolo, tra l'altro il campanile di Castel San Pietro Terme ha una bellissima caratteristica, ovvero è presente dentro un carillon, il più grande d'Italia, uno dei più unici in Europa, dove pensate è azionato da un organo che suona ben 55 campane diverse, di diverse dimensioni, quindi bellissimo veramente anche questa chicca, no, che vi abbiamo regalato di Castel San Pietro Terme. E intanto siamo al 68esimo chilometro di gara con Lev Gonov, il traguardo volante in precedenza è stato vinto da Novolovsky. Lev Gonov rimasto da solo al comando, è uscito dopo essere stati ripresi i suoi compagni, è da solo al comando, siamo al 68esimo chilometro di gara, 18 secondi è il vantaggio su questo gruppo tirato in questo momento da Alessio Ninci della formazione della Gragnano. Altri ringraziamenti dalla corsa per la SOS Format, come detto, da Brion Training, al Palazzo di Varignana, alla Biotrenica, al Palazzo di Varignana, alla Cablotec, alla Banca di Bologna, alla Porte e Finestre Rocca, alla Berardi, alla Pedrini Arredamenti, al Forno Seria di Candi Giuliana, alla Fattoria Verde, alla Terra Antica, e queste sono le bellissime, veramente quello che è il territorio circostante, possiamo assolutamente solo vedere, questo è proprio Castel San Pietro Terme, dove stanno passando, siamo sul viale delle terme, perché proprio sulla destra ci sono le terme. Intanto il gruppo sembra essere tornato di nuovo compatto, con le immagini proprio dal drone li stiamo facendo sfilare, sarà una corsa veramente, siamo vicini ormai al traguardo volante, abbiamo raggiunto l'83esimo chilometro di gara e vediamo, eccoli qui, poi li andremo anche a elencare tutti gli atleti. Adesso è Igoshev il vincitore di Lari, città delle ciliegie, con Colnaghi adesso che va a fare l'andatura, poi c'è Perani della formazione della Trevigiani,
Poi un altro atleta, Gonov, della formazione della Paiebre, insieme a Igoshev Camargo, è l'atleta della Borgo Nuovo. Questi alcuni nomi che abbiamo visto lì davanti. Adesso è proprio Camargo che è vicino al traguardo volante di Castel San Pietro Terme, va a prendere il prima posizione, però è subito preso da Michele Predrelli della formazione della Beltrami TSA, la risorsa umana. Eccola lì che è lui. E poi dovrebbe essere Emanuele Anzaloni. È stato lui comunque, Pedrelli, a prendersi il traguardo volante. Anzaloni è il corridore della Team Tecnipes in Emilia Romagna, corridore che lo abbiamo riconosciuto diversi piazzamenti in stagione, un po' di sfortuna anche, però sembra aver affrontare un finale di stagione un po'. L'atleta che oggi è diretto a Coppolillo, è presente anche Davide Cassani, che ha vinto proprio nel 1979 da Juniores questa corsa, quindi per dirne una. Siamo dietro con gli atleti che stiamo vedendo. Siamo dietro con gli atleti che stiamo vedendo. Sembra essere è Ludovico Crescioli a fare l'andatura su questo drappello alle spalle, che comprende anche, mi sembra, Galigani della Gragnano, lì dietro Niccoli della Maltinti, Lampadari, Banca, Cambiano. Questi alcuni nomi che vi abbiamo. Poi però faremo un po' più il resoconto di quello che è assolutamente. Sì, era Galigani. Poi c'è Brogi della Pistoiese, come stiamo vedendo. Niccoli era atleta della Maltinti, Lampadari, Banca, Cambiano. Campione toscano elite per lui. Quest'anno una stagione sicuramente molto positiva tra le file della formazione che oggi diretta sia da Scarzelli ma da Tiziano Antonini. Mentre siamo già con le immagini al 92esimo chilometro di gara e siamo con i fuggitivi, adesso ve li indichiamo anche. Si tratta di Gonov e con il compagno Igoshev della formazione della Paib Ebre, poi c'è Anzaloni del team Tecnipes in Emilia Romagna, c'è Camargo della Borgo Nuovo, c'è Cicognami della Bologna Bike Academy Cablotec Bio Training, poi c'è Colnaghi, lo stiamo vedendo, della Onec, e poi questo qui il primo piano di Serafini della formazione della Solme Olmo. Si tratta di Nicola Rossi, secondo al campionato italiano di Zamperini della Beltrami TSA Trecolli. Questi alcuni nomi. C'è Dennis Locke della formazione della Zalf, Perani della Trevigiani, Agostinacchio, l'altro atleta della formazione della Beltrami, David Hurd della Sheffield, Volpato della formazione della MBH Bank, Colpac Ballan e Pedrelli della Beltrami TSA, la risorsa umana. Questi sono gli atleti al comando, ve li abbiamo elencati tutti, adesso avete anche una situazione generale di quella che è un gruppo molto folto, ha preso la testa della corsa di questo quarto Gran Premio di Varignana che stiamo vedendo. Abbiamo percorso 92 km, quindi tanti, poi andremo verso il Gran Premio della Montagna. Prima ci sarà il Gran Premio della Montagna di Liano e lì sarà una salita impegnativa, ma la salita impegnativa arriverà anche dopo, perché dopo lo vedrete nel dettaglio il secondo Gran Premio della Montagna. Altri ringraziamenti dalla corsa altri ringraziamenti da parte della corsa anche per Natali, abbiamo visto anche prima il proprio stand, poi al distributore Pisel Service di Osteria Grande, alla Vifermeca, alla PM Ferramenta Centro Chiavi, alla Costruzione delle Romagnoli, alla Fratelli Morozzi, alla Biotraining, alla Casa Moderna, alla Onoranze Funebri Chiodini, al Regno della Tavola, al Brio Caffè, alla Piro Sass. Intanto stiamo vedendo proprio i fuggitivi transitare di nuovo da Castel San Pietro Terme. Traguardo volante vinto da Camargo nel dettaglio, l'altro traguardo volante. Questi sono gli atleti che stanno inseguendo in questo momento e li andiamo anche a elencare noi. Si tratta di Brogi della Pistoiese, Wood della Zappi, Walker della Rimedrali, Raimondi della Beltrami TSA, poi c'è Lucca della, poi c'è Simone Lucca, anche lui della Rimedrali, Niccoli della Maltinti, Kasinski della Sheffield, Crescioli della Team Tecnipes in Emilia Romagna, Baseggio della Trevigiani, Galigani della Gragnano, Garzi della Petrucci. Questi sono gli atleti che stanno inseguendo ed è proprio l'atleta pistoiese Galigani che sta facendo l'andatura alle spalle. Presente, abbiamo detto lui, come altri, sono presenti anche altri atleti. E dietro, guardate, schierato il Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli, diretto
diretto da Davide Apollonio. L'ex professionista li ha messi davanti a fare l'andatura per cercare di rientrare. Diamo anche i distacchi nel dettaglio, il ritardo di 45 secondi per il drappello che abbiamo visto, gruppo che è un ritardo di 3 minuti e 25 secondi, ed è il Veloclub Scuola Ciclismo di Empoli a fare l'andatura con tre uomini davanti al gruppo. Eccoli qui, gruppo in grandissima fila indiana, per ora stanno andando veramente fortissimo, veramente molto molto forte. Sono loro e adesso si va a risalire perché inizia a salire la strada, non è ancora salita piena, stiamo risalendo, questi sono i contrattaccanti, passiamo Brogi, questo c'è George Wood, il vincitore della Freccia dei Vini, corridore che l'anno scorso si è imposto anche al Gran Premio Cuoio e Pelli, vediamo questo che stiamo passando, Raimondi, Niccoli, c'è il corridore di Lazzaretto, Ludovico Crescioli, vincitore di una tappa al Tour de l'Avenir. E soprattutto protagonista anche al Val d'Aosta, terzo posto in classifica generale per lui. Adesso è Niccoli a fare l'atleta di Borgabuggiano, andare a fare l'andatura alle sue spalle, Alex Raimondi della formazione della Beltrami, si risale, un po' in difficoltà Cicognani, atleta possiamo dire di casa della formazione della Bologna Bike Racing Academy. Cablotec Biotraining, formazione ovviamente che era prima la vecchia Cablotec, è rimasta sempre la formazione che ovviamente tanto cara a Walter Golfieri, abbiamo detto scomparso un anno e mezzo fa perché è scomparso l'11 aprile del 2023. Siamo tornati ed è Perani a chiudere il drappello, davanti a lui Anzaloni, corridore che sta andando veramente forte in questo finale di stagione. Dennis Locke, l'atleta britannico, grande protagonista al Gran Premio di Capodarco. Camargo, il corridore colombiano della formazione della Borgo Nuovo, e occhio perché stanno andando via alcuni atleti. Davanti è Agostinacchio che sta sfruttando il lavoro, davanti a lui a fare l'andatura Lev Gonov, grande protagonista, l'atleta russo che fa il ritmo, danno anche i tempi in questo momento, abbiamo percorso in questo momento 100 km esatti, siamo a 37 km dalla conclusione di questa gara, e ora adesso è Agostinacchio, è rientrato Dennis Locke sul terzetto, ma si rientra un po' tutti, si rimischiano di nuovo le carte in tavola. Altro ringraziamento, abbiamo detto, a Terre Motori, al comune di Castel San Pietro Terme che abbiamo appena lasciato. Ecco presente, tra l'altro abbiamo detto Anzaloni è in fuga, dietro c'è Crescioli e è presente Davide Cassani, l'ex commissario tecnico della Nazionale. Eccoli, questi sono gli atleti che fanno parte della fuga. Davanti adesso a fare l'andatura è Volpato, l'atleta della formazione che negli juniores ha trionfato al giro ciclistico della Valdera. Prima edizione del giro ciclistico della Valdera, fu un dominio della Giorgione, riuscì a vincere ovviamente. Ringraziamento abbiamo detto al palazzo di Varignana con Agrivar anche presente, un bellissimo veramente, alla Cablotec, alla Somec, all'EM, alla Meriga Arredamenti, ovviamente alla Biotraining, alla Berardi, alla Vifermeca, questi ovviamente alcuni ringraziamenti, alla Palazzo di Varignana, alla Agrivar, come detto anche in precedenza, alla Terre Motori. Come stiamo vedendo, siamo sulla salita di Liano con gli atleti della formazione da Beltrami. Sono in due, Nicola Rossi secondo ai campionati italiani, abbiamo ricordato prima, dietro a Edoardo Zamperini. Agostinacco è il campione italiano di ciclocross, atleta che fa multidisciplina. Quest'anno hanno anche Scappini che fa doppia attività, la Beltrami, che comunque è molto attenta a queste cose. Dicevamo, una coppa, questa gara, nata oltre 70 anni fa, 1952, 72 anni fa è nata con la denominazione di Coppa, no, è nata la società in realtà, poi fecero nascere la Coppa Varignana, da lì poi ovviamente fu vinta da un atleta di casa, di Castel San Pietro Terme, Sergio Dal Fiume, da lì a poco purtroppo sarebbe venuta a mancare, intanto Gran Premio della Montagna che si aggiudica Agostinacchio veniva a mancare, e da lì poi la scelta di chiamarla Sergio Dal Fiume in onore di quel ragazzo che aveva vinto la prima Coppa di Varignana. Siamo in fondo alla
discesa in questo momento, 110 km alla conclusione, percorsi, scusate, siamo a 25-27 km alla conclusione, super giù 26 km alla conclusione, con gli atleti al comando. Flavio Serafini che sta facendo adesso l'andatura, poi passa ora Volpato, poi c'è il corridore della Camargo, Locke della Zalf, poi due Rossi, Agostinacchio della formazione della Beltrami. Abbiamo ricordato Igoshev e Gonov, i due della formazione della Ebre. Poi è presente anche Herd della Sheffield, Colnaghi, atleta esperto, atleta elite ormai esperto della categoria, diretto da Locatelli in ammiraglia, quindi una cosa è Perani della formazione della Trevigiani. E eccolo lì in fondo, Anzaloni, Emanuele. Emanuele Anzaloni, corridore che lo abbiamo lasciato veramente un po' provato, a Corsanico lo avevamo lasciato, dove era stato un po'... era rimasto un po' deluso da quel podio con il suo compagno di squadra Cavallo, ci teneva molto a bissare il successo dell'anno scorso, non c'era riuscito, forse per un po' di sfortuna in questa stagione sperava di riuscire, però è lì davanti e sta pedalando forte perché viene da un bel periodo. Intanto siamo dietro con gli atleti che stanno inseguendo, vantaggio in questo momento di 40 secondi e viene fuori nel dettaglio Matteo Baseggio, il corridore da dietro, provano a rientrare altri atleti. Si tratta di Crescioli per quello che riguarda, erano partiti in precedenza, Crescioli era partito con un atleta Zalf e Perani, e qui siamo invece con il gruppo alle spalle, con Pedrelli, con via via gli altri, Garzi, Walker, c'è Niccoli che chiude questo drappello, quindi sono questi gli atleti, c'è anche George Wood, il vincitore della Freccia dei Vini, grande protagonista comunque anche a Capodarco, lui e Erding, primo gallese a vincere Corsanico, eccolo qui George Wood, primo britannico ad imporsi al Gran Premio Cuoio e Pelli l'anno scorso. Si svolta e adesso si andrà di nuovo a salire a momenti, perché ci sarà un altro Gran Premio della montagna molto impegnativo, come abbiamo ricordato, perché sarà Casalecchio De Conti a fare un po', si risale, Galigani, eccolo qui, i due atleti, abbiamo ricordato Walker per Walker e Lucca. Poi si sale sempre di più, eccolo qui Herd, questi stanno risalendo, siamo rientrati piano piano, sembra essere Crescioli che sia riuscito a venire via, sembra essere proprio Ludovico Crescioli, distacco che per ora rimane 40 secondi, hanno veramente recuperato, eccolo qui Crescioli in compagnia di Baseggio, Matteo Baseggio. Recente vincitore, tra l'altro, Matteo Baseggio, che ha trionfato recentemente veramente al trofeo Bottecchia. E siamo già in salita a Casalecchio De Conti, il Gran Premio Montagna, ricordiamolo, importante. Chiude Perani, adesso il gruppetto alle spalle, poi c'è Anzaloni, c'è Colnaghi, Camargo davanti a lui, poi il russo Igoshev, vincitore, abbiamo detto, di Lari, Città delle Ciliegie, e a fare l'andatura l'altro, il suo compagno di squadra, Gonov, Lev Gonov. Grande protagonista anche in pianura, dietro Dennis Locke, protagonista a Capodarco, abbiamo detto, una bellissima prova per lui, per il britannico. Occhio perché cambia ritmo il corridore della Beltrami, Agostinacchio cambia rettamente il ritmo, Dennis Locke gli va dietro e arriva anche Nicola Rossi. Arriva anche l'altro, stretto nella morsa dei due uomini Beltrami, Dennis Locke si fa fatica, prova a rispondere, Anzaloni presente, un po' sulle punte, Volpato che prova a non mollare, occhio perché si crea un leggero buco, occhio veramente, adesso Volpato deve andare a chiudere, altrimenti possono prendere un po', sicuramente un po' sulle punte, grande ritmo da parte di Agostinacchio, già vincitore del Gran Premio della Montagna di Liano, vediamo se si aggiudicherà anche questo. È riuscito a essere pimpante il corridore della provincia di Bologna, Anzaloni. Perani per ora non ce l'ha fatta, Volpato a chiudere quel leggero buco, c'è Perani che però è riuscito, e adesso siamo sull'erta finale, quella che porta al Gran Premio della Montagna di Casalecchio dei Conti, con Agostinacchio a fare l'andatura, Dennis Locke sulla ruota, poi c'è Rossi e Anzaloni, sta provando a rientrare Igoshev, il vincitore di Lari, Città delle Ciliegie, è un corridore che dalla statura non diresti che in salita non va male, e in realtà riesce sempre a sorprenderci, come ha fatto anche qualche anno fa quando riuscì a
trionfare due volte a Cesa e a Cerreto Guidi. È sempre lui il corridore, è Agostinacchio che sta facendo l'andatura con Locke, Rossi. Poi c'è Anzaloni, Perani e Igoshev. Dietro prova la rimonta Camargo. Non ce l'ha fatta Volpato. Abbiamo visto, era un po' sulle. Stava andando su di spalle anche quando è partito. Quando è scattato, non ce l'aveva fatta a chiudere quel leggero buco. E quindi è il corridore sudamericano Camargo che stava provando da Borgo Nuovo a rientrare alle spalle. Ancora il grande forcing da parte e adesso si va verso il Gran Premio della Montagna con Agostinacchio che prova un po' in difficoltà, ci sembra Igoshev, anche Anzaloni in quarta posizione, vediamo se Locke riesce. Guardate Igoshev quasi piegato sulla bicicletta ma non molla un metro, veramente non vuol mollare un metro il corridore russo, anche Perani che va su di spalle molto. Sinceramente i primi quattro sono quelli che stanno andando come pedalata meglio, eh. Occhio perché Perani lo vede andare su molto di spalle, anche Igoshev con sempre Agostinacchio. Eccolo qui il Gran Premio della Montagna di Casalecchio dei Conti con Agostinacchio che forza ancora l'andatura, forza ancora l'andatura. Perani rimane attaccato, eccoli qui. Vediamoli transitare, Agostinacchio si prende anche questo traguardo volante con Locke in seconda posizione, poi Rossi, poi Anzaloni, Perani e Igoshev. Riesce a reggere l'atleta russo. Questi sono gli atleti quindi al comando. Abbiamo ringraziato veramente questa corsa, gli sponsor, i vari sponsor. Passa ora Camargo, il corridore sudamericano della formazione della Borgo Nuovo, poi Volpato con Hurd, sono i due atleti, eccolo qui Camargo seguito da Volpato e dietro di lui Hurd, poi un po' più attardato Flavio Serafini che passa a momenti, passerà anche lui, eccolo qui Flavio Serafini passa in questo momento, corridore della Solme Olmo, poi via via gli altri. Ci sembra di vedere una gran rimonta di Crescioli. Gonov molta. Si è mosso anche George Wood. Si è mosso il vincitore della Freccia dei Vini insieme a Crescioli. Si è mosso George Wood e guardate, aumenta l'andatura il corridore britannico. Insieme a lui il corridore di Lazzaretto, Ludovico Crescioli. Passa ora col Naghi che probabilmente si è staccato e dovrà abdicare per la vittoria, anche per un piazzamento. Via via stanno passando anche gli altri. Drappello che stava inseguendo, ma la corsa è davanti. Eccoli che passa. Galligani passa ora. Walker, passano via via gli altri. Eccolo qui, le bellissime immagini del palazzo di Varignana che stiamo vedendo. Esatto, un bellissimo immagine, avete visto, ci sono i campi da golf, se uno vuole può prendere, andare in bicicletta con le bike, bellissimo veramente, ci sono tantissime camere, la piscina, insomma, poi con l'Agrivar, eccole qui, quello che stavo dicendo, l'Agrivar che ha una bellissima tenuta tra vini, olio, poi possiamo dire che niente da dire. Siamo al primo passaggio, 120 km di gara percorsi e adesso abbiamo questi uomini davanti. Agostinacchio e Rossi sono i due atleti della Beltrami, Locke è quello della Zalpa, Anzaloni è il corridore della formazione della Tech Team Technipes, poi c'è Igoshev della formazione della Paiebre e c'è Perani della Trevigiani. Eccoli qui che passano accompagnati dalla voce di Cesare Natali sotto il traguardo per il finale. Abbiamo veramente ringraziato tutti gli sponsor, veramente uno di quali era proprio il palazzo di Varignana, la Biotraining, la Cablotec da dove siamo partiti, la Berardi, la Berardi, alcuni sponsor, Callegari, la Fratta Maggiore Vini, la Cesari Vini, la CDS Imballaggi, veramente la LEM. Molti ringraziamenti, ringraziamento ovviamente al comune di Castel San Pietro Terme, è stato dato il via, c'era anche la sindaca Francesca Marchetti con il luogotenente della caserma dei carabinieri di Castel San Pietro Terme. Intanto siamo tornati, stiamo con dietro, siamo alle spalle con Serafini, con Crescioli, Flavio Serafini con Crescioli davanti, poi c'è Camargo, questo è il drappello dietro, è Serafini, Crescioli, Camargo, George Wood che lo vediamo lì davanti, il corridore britannico, poi dovrebbe esserci sicuramente Volpato della NBH Bank Colpack Balance CSB, erano i tiretti insomma che stavano inseguendo, e poi ci dovrebbe essere Hurd, il corridore della Sheffield che è riuscito comunque sia in questa stagione a fare qualche piazzamento importante sempre nella sua terra natia. Eccoli qui, c'è anche Lev Gonov, quindi Gonov, Wood, Hurd, Camargo, Serafini, Crescioli,
questi sono gli atleti che stanno inseguendo. Stiamo facendo vedere il tracciato, perché adesso dovranno fare 4 giri del circuito corto, 4 km del percorso finale di questa Gran Premio di Varignana. L'abbiamo detto, una corsa ripresa con un altro nome, prima era il Coppa Varignana, però comunque sia, ha una storia importante, perché sicuramente qui abbiamo incontrato il cartello dei 2 km alla conclusione. È un percorso che da una parte si scende, dall'altra si sale, come state vedendo nel dettaglio. Un po' in difficoltà adesso Levgonov, è normale, ha fatto una corsa in aiuto del compagno Igoshev, adesso è ha tirato anche ora, quindi molto probabilmente sarà provato il corridore russo. Aspettiamo veramente quello che sarà il finale di questa corsa con il drappello degli inseguitori. Eccoli qui, Camargo, Serafini, Volpato, Hurd e con George Wood, il vincitore della Freccia dei Vini. Oggi non c'è il gallese Herding, lui e Herding hanno fatto un po' i cavalli pazzi, piano piano stiamo risalendo, e si è staccato Perani, non c'è più Riccardo Perani, si è staccato dal drappello al comando, era in difficoltà, lo avevamo visto sicuramente, mentre resiste quel cagnaccio di Igoshev, veramente, perché a vederlo sembrava che fosse al gancio, cagnaccio, no? Come si definiva corridori del calibro di Cadel Evans o di Ryder Esidal, che da cagnaccio vinse anche un Giro d'Italia nel 2012, quindi per dire, si sta passando tra l'altro in un bellissimo scenario, no? Come potete vedere, accompagnati dai vigneti e dagli olivi, penso che sia questo, no? Ecco perché prima si diceva di terremotori, no? La valorizzazione di quello che è. Presente anche Marina Amadori, il commissario tecnico della nazionale Under 23. Dicevamo, no? Terremotori, valorizzazione, il consorzio, che ovviamente è di provincia di Modena, Bologna, che ovviamente aiuta tantissimo che per la valorizzazione anche attraverso lo sport. E intanto prova Emanuele Anzaloni. Prova Emanuele Anzaloni a muoversi, si muove il corridore, lui è quasi di casa, possiamo dire. Pensate, la prima salita che ha fatto è questa qui, quella che non questa qui, da un'altra risata, però comunque sia, è questa qui, quindi incredibile, proprio di casa, della provincia di Bologna. Sono rimasti in tre, eccolo qui, stretto nella morsa della Beltrami, ci sono, stretto nella morsa della Beltrami, Emanuele Anzaloni, Agostinacchi e Rossi, e poi Igoshev, un poco più indietro, ci sembrava essersi staccato, ma sono sicuro che lì, eccolo lì, è rientrato, quindi rientrato anche l'atleta russo, si ricompone il quartetto al comando. Perani non ce l'ha fatta a resistere, e neanche Locke, perché non l'abbiamo detto, ma non c'è neanche più Locke, quindi siamo veramente nel finale di questa corsa. Siamo ormai vicinissimi a quello che è e sarà il finale. Abbiamo percorso, abbiamo detto 125 km, stiamo vedendo, adesso chiede il cambio, Anzaloni non sta collaborando, è chiaro, dietro a Crescioli, e sa che se Crescioli è in gamba, è in forma, può dire la sua. Tra l'altro Anzaloni è un corridore molto veloce, quindi essendo anche un corridore veloce Anzaloni, potrebbe essere anche potrebbero giocarsi anche la carta, c'era Francesco Chicchi, abbiamo visto con Amadori a parlare, chissà. Però le convocazioni per Zurigo sono già state fatte, niente da dire. E intanto passa ora, 17 secondi per questo atleta, Dennis Locke, il corridore della formazione della Zalfero Mobil Desire Fior. Abbiamo detto, no? Abbiamo appreso la notizia del gruppo del gruppo Euromobil, che lascerà il ciclismo alla fine del 2024, veramente la famiglia Lucchetta, che ha dato tantissimo al ciclismo e che gli auguriamo solo tutto il bene che potranno incontrare per tutto quello che hanno veramente regalato e tanti campioni che ci hanno regalato al ciclismo. Quindi veramente un applauso, l'ultimo dei quali Davide De Preto, non è ancora un campione ma è un ragazzetto giovane che promette sicuramente molto molto bene. E siamo dietro, questo Ludovico Crescioli, davanti Volpato, Camargo, George Wood e Hurd. Questi atleti stanno transitando in questo momento a 30 secondi dal quartetto al comando. Non è ancora detta l'ultima parola, perché davanti non c'era grande accordo. Igoshev non ce la fa a tirare, l'abbiamo visto, o forse sta facendo il furbo, chi lo sa. Ma ci sembrava molto provato con la faccia. Mentre invece abbiamo visto che Anzaloni ha avuto un attimo di tentennamento se tirare o no, perché dietro ovviamente a questo ragazzo qui, Ludovico Crescioli, lo abbiamo detto, quest'anno è stata un po' la consacrazione di quello che già si sapeva che erano i suoi doti in salita. Terzo al giro del
della Val d'Aosta, vincitore di una tappa al Tour de l'Avenir, tra l'altro concluso in top 20, si risale su Denis Lok e si è staccato anche Igoshev, si è staccato anche il russo Igoshev. Alla fine avevamo ragione, non tirava perché non ne aveva veramente più Igoshev, non ne aveva veramente più, quindi siamo nel finale, vediamo con Anzalone che adesso sta tirando, ma neanche con tanta convinzione, neanche. Comunque erano loro i corridori che stavano pedalando meglio di tutti. In ultima posizione Agostinacchi ha fatto una corsa incredibile, in salita è stato forse il più forte, con lui Rossi, secondo al campionato italiano dietro a Edoardo Zamperini, un corridore che sta cercando, sta inseguendo quella vittoria, l'anno scorso fu Pesenti della Beltrami, porta molta fortuna questa corsa la Beltrami TSA Trecolli. E davanti l'atleta, cosa? Tra l'altro due emiliani, perché per quello che riguarda Rossi e Piacentino, quindi Agostinacchio no, non è di zona, possiamo dire, è un po' lo straniero come si può definire. Siamo sempre con i tre al comando, con Anzalone a fare il ritmo, si rientra nella fase transennata, si ritransiterà sotto il traguardo con le parole di Cesare Natale ad accompagnare i tre atleti che sono al comando proprio in questo momento. Siamo nelle ultime curve, adesso c'è la semicurva che porta verso il traguardo, verso il rettilineo di arrivo, aumenta l'andatura Emanuele Anzalone, aumenta nettamente l'andatura Emanuele Anzalone. Qui si va a decidere chi vincerà il Gran Premio di Varignana. Ricordiamo una gara che ricorda anche Walter Golfieri, che è scomparso proprio un anno e mezzo fa con la sua ditta, il trofeo Cablotec, il trofeo San Castel San Pietro Terme, trofeo S di Sergio Dal Fiume 1952, e continua ad andare giù veramente bene, giù veramente forte, con Anzalone a fare ritmo. Vediamo dietro, occhio perché arrivano. Occhio perché da dietro stanno arrivando come delle mine, arrivano veramente come delle frecce caricate a molla. Infatti non c'è neanche tanta convinzione, Anzalone si è voltato due o tre volte a controllare probabilmente la strategia della formazione diretta a Coppolile da Chicchi, sarà stata quella di provare, è rientrato Igoshev, tutto dire perché Igoshev era veramente al gancio, non ne aveva più, infatti si era staccato, se è riuscito a rientrare vuol dire che l'andatura non è alta e quindi da dietro per favorire anche rientro probabilmente per giocarsi la doppia carta, perché davanti Anzalone è sfavorito con due uomini Beltrami, così facendo eccoli che arrivano, tirato da George Wood, insieme a lui Ludovico Crescioli e Denis Locke che faceva già parte del drappello, eccoli che stanno per piombare, così facendo il team Tecnipass si mette di nuovo in posizione alla pari della Beltrami, due uomini di Beltrami e due uomini team Tecnipass in Emilia Romagna. Denis Lok non ce l'hanno fatta a reggere il ritmo, gli altri atleti, Volpato, Camargo, Perani, che erano con loro, peccato veramente, comunque una buona gara sicuramente anche per quello che riguarda loro, e anche Hird che comunque aveva fatto una bella gara. Stiamo vedendo ora, eccoli qui, ricomposizione definitiva con gli altri tre, tre davanti, quattro davanti, tre dietro, sette uomini sulla testa della corsa. Adesso guardate Crescioli, va davanti, si sono dati uno sguardo Anzalone e Crescioli, hanno un doppio gioco, nel senso Crescioli non è lento, è chiaro, poi su un arrivo in salita può dire anche la sua, però nel dettaglio dipende quanto avrà speso Anzalone, è chiaro, bisognerà capire. Anzalone è un corridore molto veloce, si rientra sul tracciato, stiamo vedendo, siamo ai 200 metri finali, veramente stiamo per arrivare, eccoli qui che stanno per ritransitare di nuovo e sarà la volta buona questa, eccoli qui che arrivano, è l'ultimo giro, vanno ad iniziare 4 chilometri alla conclusione di questo Gran Premio Varignana, una gara come detto storica, perché anche se è rinominata Gran Premio è nata come Coppa Varignana nel 1952, oltre 70 anni di storia per questa gara, 71, passa ora Volpato, ma ormai per lui il treno è andato, passa ora il corridore, eccolo qui Davide Cassani, li vediamo passare, passa ora Walker con Hird e con Camargo, passano in questo momento, passa ora Gonov, molto affaticato, grande lavoro per il compagno di squadra Perani e poi l'altro corridore della formazione della Zalfero Mobil, Desiree Fior.
Siamo di nuovo con la testa della corsa a fare l'andatura. È Agostinacchio dietro di lui. Sembra essere Ludovico Crescioli. Adesso bisognerà, abbiamo detto, capire e carpire, no? È Anzaloni alle spalle. Che cosa avranno? Due maglie Beltrami, due maglie TS. Occhio a Igoshev. Ha vinto su un arrivo simile il Gran Premio, l'Ari Città delle Ciliegie, su un arrivo simile. Occhio allo spunto veloce di Giorgio Wood. Sono soli questi corridori, non hanno compagni di squadra, però Wood è un corridore da tenere d'occhio. L'anno scorso fece un volatone ristretto, grazie anche ai compagni di squadra, è chiaro, grazie a, veramente a Martin, che fece un grande lavoro nel finale, però comunque sia va tenuto sott'occhio anche per ciò che ha fatto a Capodanno. Per dirne una, oltre alla freccia dei vini, ha fatto un grande capo d'arco per lui. Occhio a Dennis Locke, è molto provato Locke, quindi se devo dire un nome mi viene da dire Wood o cosa. Occhio a Igoshev, che anche lui era al gancio, però a questo punto bisogna stare attenti soprattutto all'atleta britannico, l'atleta d'oltremanica che potrebbe assolutamente piazzare il colpo. Si guardano, si studiano, si aprono, guardate, si guardano i due della Beltrami contro i due della Team Tecnipesa. Hanno un gioco di strategia adesso, le due maglie bianche contro le due maglie nere del Team Tecnipesa. Adesso però sono sempre loro, sempre. Occhio perché parte Dennis Locke, abbiamo detto è al gancio, ma lui ci prova ancora. Dennis Locke non vuole darsi per vinto, prova, dice magari si guardano i due gruppi e ci provo io, vediamo. Ma è Rossi che risponde subito, presente. Non era uno scatto telefonato, però lo hanno visto con la coda dell'occhio perché erano quasi fermi. Niente da fare per il corridore britannico, l'altro corridore inglese del gruppo. Un po' difficoltà, un po' sorpreso secondo me in realtà George Wood, rimasto un po' sorpreso George Wood da questo attacco del connazionale, è rimasto molto molto sorpreso dal suo connazionale. Siamo veramente nel finale e si è posto davanti le maglie del Team Tecnipesa. Adesso siamo nel finale, si sono messe loro a lavorare, Ludovico Crescioli a fare il ritmo. Adesso dopo lo scatto Dennis Locke deve abdicare nettamente a quella che poteva essere una possibile vittoria, dice non ce la fa più, ho le gambe imballate, ci provo a dare l'ultima botta e se va bene bene, se no salto e non c'è problemi. È stato coraggioso Dennis Locke, bravo Dennis, ci hai provato, però adesso si va verso l'arrivo. Siamo già a 150 metri dall'arrivo ed è Ludovico Crescioli a pilotare il plotone del plotoncino davanti. Siamo all'ultima curva, li vediamo arrivare, eccoli qui le maglie del Team Tecnipesa. E Anzaloni che ha già preso la testa, Emanuele Anzaloni è davanti a tutti con Crescioli dietro ed è doppietta Team Tecnipesa in Emilia Romagna. Anzaloni in terra, profeta in patria, davanti a Crescioli. Terzo è Nicola Rossi della Beltrami, quarto Igoshev, quinto Wood, sesto Agostinacchio, settimo Locke, poi ottavo vediamo chi andrà a chiudere, se Volpato o se Walker. È volata anche tra i due corridori che stanno arrivando, ma è il corridore veneto della MBH Bank Allpack Balan che si prende l'ottavo posto, Volpato davanti a Walker della Rimedrali, e arriva un bravissimo David Hurd della Cycling Sheffield che chiude in questo momento la top 10, decima posizione quindi per lui. Eccolo, applausi anche per David Hurd, veramente meritatissimi. Una corsa incredibile e sta arrivando ora Camargo che chiuderà in undicesima, bravo anche il corridore della formazione pratese della Borgo Nuovo. Dicevamo una corsa, siamo contenti per Emanuele perché l'avevamo lasciato quasi in lacrime a Corsanico, dove rimarcava veramente, non ci credeva di non essere riuscito a bissare, perché serviva quel successo anche per la testa, come si dice molte volte, no? Taglia ora il traguardo in questo momento il corridore, ovvero Guerra, che taglia il traguardo davanti a Perani e a Raimondi. Poi stanno arrivando anche altri, il drappello con Galigani, dicevamo l'abbiamo lasciato lì con quella voglia di fare, quella voglia di potercela fare. Lui ci credeva a quella vittoria che non arrivava e lui era molto provato quel giorno lì, l'ho intervistato, era molto provato, era
Mi ricordo prima di salire sul palco, è stato lì un po' e Flavio Zappi era lì che ci parlava, per dire Flavio Zappi che aveva vinto. Questa è la volata e il suo urlo di gioia per questa vittoria e per questa doppietta Team Technipace in Emilia-Romagna. E con quelle immagini veramente siamo contenti. Eccolo qui Emanuele, che sarà sicuramente felice per questa vittoria. Noi vi lasciamo con queste immagini alle interviste di rito con i protagonisti. Emanuele Anzaloni del Team Technipace in Emilia-Romagna. Ci eravamo lasciati a Corsanico con quel podio che aveva un po' da mare in bocca insieme al compagno di squadra a cavallo. Oggi con un altro compagno di squadra, Ludovico Crescioli, hai collezionato questa vittoria. Serviva l'aria di casa per trionfare qui alla Coppa Varignana. Sì, forse serviva quello, sono davvero contento. È già da un po' che ho un'ottima gamba, sto lavorando bene, sono felice. Oggi la squadra ha fatto la differenza. Come a Corsanico va in corso bene, ma mancava il primo posto. Oggi siamo riusciti. Io e Ludovico abbiamo fatto un grandissimo lavoro, sono contento. Mancava questa vittoria, finalmente è arrivata e oggi sono molto felice. Una dedica speciale per questa vittoria e i tuoi prossimi impegni. La dedico a mio papà, alla mia famiglia che non mi ha mai mollato in questi momenti duri, ai miei amici. Poi ho anche un'amica speciale che mi è stata vicino, mi ha aiutato e sono molto contento. E dai, adesso finalmente mi sono sbloccato e spero di fare un ultimo finale di stagione, le ultime corse fatte bene come si deve. I tuoi prossimi impegni dopo questa Coppa Varignana? Ah, già domani c'è un'altra gara in casa, il piccolo Giro dell'Emilia. Proviamo a fare bene già da subito. Ludovico Crescioli, insomma, vieni da un buonissimo momento di forma, un agosto, diciamo, abbastanza quasi perfetto per te, il Tour de l'Avenir che ha un po' lanciato anche quello che è il tema internazionale. Oggi qui un grande lavoro di squadra. Vi siete mossi alla perfezione, nel finale sei riuscito a rientrare sul compagno di squadra Anzaloni e poi veramente un'unione perfetta. Sì, oggi ci siamo veramente mossi bene, soprattutto Emanuele che è entrato subito nella fuga numerosa. Poi io dopo sono rientrato dopo, prima sono venuto via con altri 10 corridori, poi sono rientrato sugli ultimi 2 giri e alla fine niente, ho cercato di mettermi a disposizione per Emanuele sugli ultimi 700 metri, gli ho tirato la volata e poi dopo comunque sono riuscito a far secondo e meglio così non poteva andare, dai. Una gamba che sta crescendo in vista anche di quelli che saranno gli appuntamenti finali, perché sappiamo che saranno diversi i tuoi appuntamenti da qui alla fine della stagione. Sì, diciamo che dopo il Tour dell'Avenir ho fatto diverse gare con i professionisti che sono andato bene. Oggi Varignana e ora i prossimi appuntamenti saranno internazionali d'Italia come Ruota d'Oro, San Daniele, Pincolo Lombardia, ecco. Nicola Rossi della Beltrami TSA Trecolli, una condizione che sta piano piano crescendo. Oggi veramente una corsa quasi perfetta per voi perché eravate tu e Agostinacchio nella fuga davanti e riuscite a trionfare in due Gran Premi della Montagna, il tuo compagno di squadra. Poi nel finale probabilmente sulla volata aveva qualcosa. Ti chiedo subito, volevi arrivare in volata o magari pensandoci penseresti anche all'attacco adesso? Allora, l'idea era quella di provare a fare un attacco e arrivare o io o lui singolarmente. Purtroppo abbiamo cercato cioè noi abbiamo cercato di dare il massimo e l'Emilia aveva più gamba oggi e l'ha dimostrato poi nel finale prendendo la volata in testa che era decisiva, quella curva lì era decisiva per la vittoria. Infatti sono riusciti a fare primo e secondo molto tranquillamente. Quando eravate davanti con Anzaloni, tu e il tuo compagno, sembrava che ci fosse abbastanza unione. È così oppure qualcosa, visto che eravate in due, Anzaloni magari ha cercato di giocare un po' di strategia, anche vedendo che dietro aveva Crescioli? No, beh, logicamente ha giocato un po' di strategia, come è giusto che sia. Ha aspettato il suo compagno, anche perché comunque è un ragazzo talentuoso, quindi è riuscito poi a fare la differenza vera nel finale. Prossimi impegni, sappiamo che ovviamente sarà un finale anche per te ricco questo 2024. Sì, intanto guardiamo a domani che c'è il piccolo Giro dell'Emilia e poi per il resto si vedrà. Siamo con l'assessore Andrea Bondi del comune di Castel San Pietro Terme, che ogni anno ospita questa Coppa Varignana, un grandissimo aiuto anche da parte vostra e soprattutto vicinanza a questa gara che oltre a essere storica, perché è la quarta però come nuova denominazione, però 70 anni di storia e poi il ricordo di una persona, del vecchio padrone della Cablotec, Golfieri. Sì, è un appuntamento che da ormai, come dicevamo prima, 70 anni, 4 anni dell'ultima denominazione. Abbiamo il piacere di ospitare un evento che fa conoscere il nostro territorio, la nostra città, oltre i confini anche solo della provincia, poi confini italiani e anche internazionali, e è sempre un piacere ospitarla, organizzarla e
contribuire per quello che riusciamo a questa, alla buona riuscita di queste manifestazioni e, come avete già detto, ovviamente un ricordo a Golfieri, di Golfieri, perché è stato uno degli sponsor e uno dei primi promotori della ripartenza di questa attività e di questa gara. Ecco, avete parlato soprattutto infatti del fatto di far conoscere queste zone. Abbiamo visto, siamo passati tra delle zone bellissime veramente qua intorno, tante squadre, alcune anche stranieri. Può essere anche questo una promozione proprio del territorio, una gara come questa? Sì, territori bellissimi, chiaro, in questi giorni forse non proprio al massimo di quello che possono esprimere, però credo che sicuramente sia un elemento di promozione, perché anche lo sport è elemento di promozione, perché ci sono molte squadre che arrivano sul territorio e ovviamente trasmissioni che rimandano fuori dai nostri circuiti tradizionali la conoscenza di Castel San Pietro, delle aree che hanno il limitrofe e della bellezza di questi territori. Siamo qui all'interno della ditta Cablotec con Massimiliano Golfieri, uno dei titolari dell'azienda, e con il presidente della società ciclistica dal Fiume, Giancarlo Merighi. Parto ovviamente con Massimiliano per questa. Diciamo che la passione di famiglia era il ciclismo. Quando papà è venuto a mancare, comunque avete continuato a dare manforte anche a questa gara, oltre che ovviamente al ciclismo con la squadra, ma soprattutto un grandissimo fest, tantissime persone che hanno dimostrato di esserci in ricordo anche di papà. Sì, posso fare un ringraziamento a Merighi e tutta la del Fiume per l'impegno che ha messo anche quest'anno. Tanti i partecipanti e speriamo di poter ripetere il prossimo anno con ancora più presenze. Ecco Giancarlo, parto a te. Insomma, anche quest'anno tantissime partenti, con tantissime formazioni anche d'elite. C'era la Zalf, c'era il campione italiano Edoardo Zamperini, e poi alla fine è venuta fuori una gara veramente combattuta, dimostrazione di quello che è, perché è il quarto Gran Premio di Varignana, però è una corsa che si fa da oltre 70 anni, possiamo dire. Quindi una grande ricordo poi che avete tenuto anche dopo la scomparsa di Golfieri. Sì, in effetti questa è la 71esima edizione, che era stata sospesa in occasione del Covid 5 anni fa, poi l'anno successivo è stata ripresa con una leggera denominazione leggermente diversa. Però dobbiamo ritenerci fortunati quest'anno, perché siamo stati assistiti anche dalla stagione. Consideriamo che fino a 2 giorni fa alcune strade erano chiuse e quindi ci siamo adoperati per cercare di liberare e il tutto sotto passi che erano lagati, quindi siamo stati fortunati e in effetti la corsa è riuscita nel migliore dei modi, e siamo soddisfatti anche della partecipazione. Ecco Massimiliano, l'ultima domanda, l'appuntamento quindi possiamo dire che per voi continuerà questo binomio con il ciclismo, anche vista la passione che c'è in famiglia? Sì, assolutamente sì, e vi diamo appuntamento al prossimo anno per un 2025 migliore di questo. Ecco Giancarlo, ha detto tutto Massimiliano, quindi appuntamento al 2025. Visto il grande impegno che ci avete messo, questa è l'unione che c'è ovviamente anche con la famiglia Golfieri e il ciclismo, e soprattutto anche un'intera i tuoi uomini, perché veramente sono stati tanti volontari sul tracciato. Abbiamo visto la polizia locale, il comune che è sempre stato vicino. Io dovevo anche ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha supportato in tutto questo e soprattutto Terre Motori che ci ha dato un grosso aiuto anche a livello organizzativo. E poi chiaramente devo ringraziare tutti i nostri collaboratori, parliamo di diverse centinaia di persone che ci hanno aiutato su tutto il percorso e ci hanno dato una mano a partire da 2 mesi a questa parte. Quindi è una manifestazione che non è che si svolga solo in data odierna, ma bensì parte da fine luglio, inizio agosto. Quindi dobbiamo ringraziare tutti. Grazie.